Insomma, ti abbiamo visto tanto arrabbiato, no? Anche sul calcio di rigore, perché si vedeva, insomma, Avellino che aveva agguantato il vantaggio in un momento così particolare, era cosa buona e giusta cercare di difenderlo, però è andata così, si esce con un punto da questo campo difficile anche per il cambio di allenatore, però dicevamo anche con Michelangelo Freda, ci aspettavamo qualcosina di più, ecco, dall'Avellino, soprattutto in avanti. Ma parto dall'episodio, purtroppo è un periodo dove ci stanno capitando queste cose qua, nel senso che siamo venuti qua consapevoli del fatto che incontravamo una squadra che aveva cambiato allenatore da pochi giorni, quindi voleva dimostrare qualcosa, ecco. Sapevamo pure che il campo non era nelle condizioni migliori, però abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che a parte il primo tempo dove magari abbiamo rischiato su due occasioni, la squadra è sempre stata compatta in campo, abbiamo cercato di proporre le cose che abbiamo fatto in settimana e niente, dai, ci prendiamo questo punto che per noi è importante, ma siamo tanto rammaricati, ecco. Aspettate anche voi un pizzico di continuità anche sull'atteggiamento visto con la Virtus Francavilla, o almeno dal punto di vista del risultato? No, l'atteggiamento non è stato sbagliato, nel senso che quando vieni qua e poi ti ritrovi in vantaggio, magari lì che forse abbiamo peccato un attimo di, non ti dico di esperienza, ma un pochettino essere figli di buona donna, se si può dire, che magari dopo il vantaggio la palla deve arrivare ad Avellino. Però è andata così, ripeto, ora tra 3 giorni giochiamo di nuovo, siamo arrabbiati e cercheremo di andare a Catania per conquistare i 3 punti. Vedete spiraglie, insomma, un po' di luce in fondo al tunnel da questo momento difficile, o questo pareggio vi riporta un po' a 2 partite fa? Vogliamo dare continuità ai risultati, certo, se vengono le vittorie ancora meglio, però, come dire, qua è un ambiente ostile, è una squadra che fino a una settimana fa stava facendo fatica, ora con il cambio di allenatore si è visto un altro passo, è un campo difficile, recriminiamo su tante cose, però va bene così e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e sicuramente i risultati arriveranno. Grazie. Grazie a voi.